Danimarca è proprio dedicata a transfobia. E sicuramente quando si parla di omofobia, la vedete anche voi, c'è un mondo all'interno di un altro mondo, sicuramente con ulteriori fragilità. E io vi chiedo qual è il vostro auspicio, quali sono le cose che si possono fare immediatamente perché questa fragilità possa diventare una forza per voi, perché molte altre persone che quest'oggi vorrebbero magari fare una transizione, oppure non vogliono più nascondersi, qual è appunto il vostro auspicio? Perché le prime cose che si possono fare immediatamente per dare anche un segno di coraggio a queste persone. Parlo io perché stai la soffretta. Allora, no, ma volevo intanto dire questo, che credo, torno sul fatto che sia un fenomeno culturale, no? Insisto su questo. E credo che uno degli obiettivi è quello di entrare in una logica donne, trans, gay, lesbiche, post-vittimista. Perché credo che stia passando troppo, per quanto mi riguarda, il discorso del vittimismo, e questo la storia ce lo insegna: col passare del tempo ci si appiccica addosso e finiamo per essere di nuovo quello che eravamo. È chiaro che noi aspettiamo, vogliamo, abbiamo bisogno di leggi che tutelino, però io aggiungo un'altra cosa. Se gli anni 60 e 70 hanno prodotto lotta prima ancora che risultati, no? Perché per quanto mi riguarda, movimento significa qualcosa che non si ferma, che è comunque un procedere. E di ritornare a non delegare, ecco, perché noi abbiamo fatto un errore enorme, quello di delegare a chi ci rappresentava in Parlamento, giustamente, perché quello è uno spazio, un piano, che però è quello del movimento un altro. È come se i minatori del Sulcis si aspettassero solo, cioè tutte le loro questioni fossero delegate a chi li rappresenta in Parlamento, se c'è qualcuno che li rappresenta in Parlamento. Ecco. E quello che ha prodotto risultati sono state le lotte. Quello che mi auguro, che spero, che faccio in modo che sia, è quello di ritornare a essere in movimento, ognuno il suo, senza però entrare nell'errore populista di dire i politici sono stronzi, i politici sono tutti uguali. No, assolutamente no, perché abbiamo dei esempi di buona politica e ci sono. Però bisogna ritornare a essere in movimento. E una cosa mi vorrei citare, perché la cito spesso e a me piace, anche rispetto ai discorsi che stiamo facendo. Tu prima hai fatto un elenco delle statistiche. Io spero in un mondo in cui non dobbiamo più servirci di statistiche, e c'è una frase bellissima di Carla Lonzi, che dobbiamo essere all'altezza di un universo senza risposte. Questo era un testo del femminismo, come dire, storico, da cui noi abbiamo preso tanto e tanto ancora abbiamo da imparare. Cosa fare sulla transfobia? Beh, intanto diciamo che le questioni da un punto di vista politico e da un punto di vista, diciamo così, civile,
da un punto di vista politico, mi dispiace dirlo, ma è la verità, le questioni della transfobia, dell'omofobia, femminicidio, pari opportunità, dovrebbero essere, diciamo così, mandate avanti da un ministero apposito, che si chiama Ministero delle Pari Opportunità. Voglio ricordare quello che è successo in Italia, perché sembra che ce ne dimentichiamo. La titolare del Ministero delle Pari Opportunità, Josefa Idem, ha avuto un problema di tipo, diciamo così, fiscale, perché sull'IMU c'era stato un contenzioso col comune, praticamente una questione di 1.000 euro. Lei ha dato le dimissioni, ha offerto le dimissioni all'ED, secondo me sono state chieste, ma lei dice che lei le ha date, ma lei le ha date, sono state accettate. E quindi cosa è successo? Che la Idem si è dimessa, ma non è stata sostituita. Quindi si è usato questo argomento per togliere, abolire il Ministero delle Pari Opportunità. Poi si dirà che è stato spacchettato tra varie, ma i vari ministeri, una persona che si occupa di lavoro non può occuparsi un ministero anche, è stata data alla guerra, era stato offerto è stato pure offerto alla Biancofiore, quindi varie cose che sono successe, tra cui, diciamo così, per peggiorare solo la situazione, quindi è stato tolto il ministero, no? Lo stesso governo, quando Alfano ci ha fatto fare una figura internazionale di merda, scusate per questo il termine, perché due donne che erano rifugiate politiche in Italia, tra cui una bambina di 6 anni, sono state rapite, prelevate, con la bambina che vedeva questi poliziotti che entravano in casa e rovistavano tutte, prese, messe su un aereo e riportate in Kazakistan. Questo, e il ministro è stato difeso ed è rimasto lì. Abbiamo avuto una ministra della giustizia che su tutta la questione dei gresti sapete come si è comportata, e anche lì hanno fatto quadrato. Allora io la prima cosa che mi dico è questa: quale credibilità possiamo dare a questo governo che ha abolito un ministero delle pari opportunità? Cioè, la domanda è: quanto a Letta interessano le nostre questioni? Nulla. Tra l'altro, la legge sull'omofobia, che adesso è parcheggiata, secondo me, per sempre in Commissione Giustizia al Senato, che è promossa anche da una persona che io conosco, che è Ivan Scalfarotto, che è una persona che io, diciamo, ci sono anche amica, però è una legge assurda, cioè come è stata concepita è assurda, perché prevede che se tu sei un comune cittadino, insulti, commetti un atto di violenza o incita a commettere un atto di violenza, sei punito. Se invece lo fai a nome di un partito, di un ente religioso, di un ente ospedaliero, sei immune. Tant'è che io gliel'ho detto, dico, ma questa mi sembra una legge di casta più che una legge antidiscriminatoria, perché se sei politico e quindi sei quello che può andare più spesso in televisione e può dire le parole che sentiamo dire, se sei un Giovanardi e puoi dire quello che dici, se sei invece Enrico Rossi vieni punito, mi sembra che sia una legge di casta, nel senso che ancora una volta facciamo una legge per cui se sei politico ti pari il culo, scusate detta proprio alla francese. Quindi io credo che da questo punto di vista, da questa politica e da questo governo non ci possiamo aspettare assolutamente nulla, false illusioni, mentre forse dalla società civile ci possiamo aspettare qualcosa, cioè dalle persone che quotidianamente, quando sono testimoni di atti di violenza di qualsiasi tipo, non girano la testa dall'altra parte, perché questo atteggiamento omertoso rinforza i violenti. Le persone che sentono al bar una parola offensiva nei confronti di una donna, ma quella è puttana, o nei confronti di un gay, quello è caghinero, oppure nei confronti di una trans, che o ridono oppure fanno finta di niente, sono violenti quanto gli stessi violenti che hanno detto quelle parole. Quindi fin quando ci saranno delle persone che alzeranno la testa e che diranno perché usi queste parole, qual è il tuo problema, perché ce l'hai con questa gente, noi faremo una grande cosa,
Smetteremo di far sentire minoranza gay, lesbiche e trans e faremo sentire minoranza questi stronzi violenti che pensano di cambiarci l'umore della giornata e pensano di farci sentire persone inferiori a loro. In chiusura, Mari, presentiamo il libro fresco di stampa che ieri è stato presentato al Teatro Massimo. Ti sta dando soddisfazione? Presentiamo in breve. Sì, ma questo proprio due parole, perché il libro l'ho presentato ieri e credo che oggi l'occasione era di parlare di altro. Sono contenta ieri della presentazione del mio romanzo L'Italia Migliore, che tra l'altro affronta anche il tema della femminilità violata, soprattutto nell'adolescenza, che è un altro tema molto importante. Libro l'ho scritto, chi avrà la voglia di leggere lo può leggere, e chi vuole gli faccio anche la dedica, se è carino gli lascio anche il numero di telefono. Velocemente. Io volevo dire una cosa, vi ho sentito parlare, siete stati molto interessanti, però io dico questo, che sino a che i trans, i gay e quant'altro non si sentiranno delle persone normali, non si ghettizzano da soli, io credo che la società potrebbe essere libera. Oltre a questo, cioè, c'è il fenomeno, perché io ho tanti amici. Questa è la risposta. Va bene, quindi, però, se questi amici si ghettizzano, rimangono nel loro ghetto e allora corrono anche più rischi di quelli che appunto avete, di cui avete già parlato. Se invece si sentono più immessi nella società e agiscono normalmente per quello che sono, io credo che nella normalità delle persone, nella generalità, dovrebbe, conoscendoli meglio, eccetera, non dovrebbe succedere questo. Però dico anche un'altra cosa, che siccome esistono i violenti, esiste la violenza per i trans, per i gay, per le lesbiche e per le donne in generale, che sono la maggioranza, e direi, ma che cosa stiamo aspettando? Che il governo ponga, come fa un governo a porre un rimedio su costumi sociali che sono atavici e che comunque non sono mai stati educati in un certo modo? Allora è inutile parlare di governo Letta, di governo Berlusca, di governo quello che ci pare, di fare leggi che poi non vengono temperate come già abbiamo sentito e cose di questo tipo. La prima cosa da fare è un certo tipo di educazione, non soltanto il movimento dei singoli, di alcune minoranze che pure esistono e hanno tutti i loro diritti di vivere pienamente la loro esistenza, ma diciamo che occorre proprio un tipo di educazione. Educazione da dove può venire? Può venire dai libri, benissimo, può venire da internet, può venire dalla scuola, cioè diciamo che dal comune di Cagliari, che non è che deve aspettare millenni a prendere la fare e a modificare ciò che è sbagliato, ma deve prendere in mano, visto che c'è già un anno, e allora deve prendere in mano le cose e lavorarci sopra, scusi, ma non ho niente contro la sua persona, ma dico, è una cosa che bisogna fare, non dire solo parole. Le parole servono per informazione, per chi viene ad ascoltarle, e quindi già si capisce che sono persone già sensibilizzate. Però per tutti quelli che non ci sono qua, bisogna operare in un altro modo. Bisogna operare in modo più educativo, più incisivo. Basta. Volevo, prima di dare il microfono ai nostri ospiti, volevo dire una cosa, signora, sulla ghettizzazione. Quella che lei probabilmente vede come ghettizzazione, spesso può essere il fatto che delle persone omosessuali come me, in un ambiente dove c'è l'accettazione, si trovano meglio. Quindi non è la ghettizzazione, il ghetto degli ebrei ce l'abbiamo. Aspetti, io voglio, guardi, c'è la Marta Sen che dice che generalmente noi siamo abituati. Sintesi, però, perché magari anche altre persone. Noi siamo abituati a etichettarci,
Allora noi ci riconosciamo per l'etichettamento che abbiamo, che ne so, io sono mamma, io sono nonna, gioco, sono insegnante, sono qui, cioè noi ci diamo queste etichette. In effetti siamo tutte delle persone, esatto, e non abbiamo bisogno di darci delle etichette. Io sono gay, io sono lesbica, io sono trans, io sono qui, io sono lì. No, non ce n'è alcuna necessità. No, sicuramente non ce n'è bisogno, le danno, però lo volevo dire, lo dica anche ai suoi amici, visto che ha molti amici omosessuali, che non esiste la ghettizzazione, esiste il fatto di trovarsi come può essere il tè delle signore delle cinque, trovarsi in un certo ambiente dove ci si trova tra amici, tra persone che si conoscono. Sì, no, sicuramente, no, era per dare la risposta sulla ghettizzazione che da quello che mi risulta non esiste. Non so se lei ha avuto modo di partecipare al Pride di Cagliari di quest'anno, quello dell'anno scorso, 10.000 persone che non erano lì per ghettizzarsi, ma per uscire dal ghetto, uscire dalle etichette, e mi viene da dire, usando uno spot, ti chiamano Roberto, ti chiamano Giovanni, ti chiamano papà, però torni a casa c'è sempre Nutella, quindi torniamo sempre ad essere felici. Quindi questo è un... Rispondo prima io degli altri, così non faccio la soubrette. Allora, ghetto, la parola ghetto, perché a volte si usano le parole giusto per usarle. Ghetto. Il ghetto è una parola che proviene dalla cultura ebraica, dove proprio durante il periodo in cui sono stati discriminati gli ebrei, si creavano dei quartieri ghetto. Dopo c'erano delle chiavi che da una certa ora in poi gli ebrei, ad esempio, non potevano uscire dal loro ghetto, il ghetto romano, il ghetto... erano dei luoghi di isolamento, no? Chissà se mai qualcuno di questi, no, che dicevano voi ebrei vi ghettizzate, quando li avevano creati loro i ghetti. Credo che sia la stessa cosa che è successa con noi. Cioè noi siamo stati isolati per tanto tempo, ma isolati proprio non solo i campi di concentramento, diciamo, posizioni, proprio isolati. E allora mi sembra strano che oggi si dica perché voi vi ghettizzate, quando invece i ghetti sono stati costruiti dagli altri, da chi voleva che noi vivessimo da persone inferiori. Noi non ci siamo mai voluti ghettizzare, ma chi mai se... facciamo una lotta proprio per aprire questi ghetti e per vivere insieme nella convivenza. Il gay pride non è una manifestazione in cui chiediamo agli eterosessuali di non venire. No, noi chiediamo ai nostri amici, ai nostri genitori che vengono in un'associazione di Agedo, alla società civile di partecipare. Perché noi vogliamo che queste lotte siano condivise. I neri d'America hanno cominciato a essere ascoltati quando anche i bianchi hanno cominciato ad andare alle loro manifestazioni per dire anche noi siamo neri. Noi vorremmo che gli eterosessuali dicessero noi siamo gay. Questo mi piacerebbe, perché significherebbe condividere le nostre battaglie. E poi vorrei finire su una questione, quella nominativa. È vero che non c'è bisogno di dire che siamo gay, non c'è bisogno, e certo, non è che uno c'ha un insegna neon con scritto omosessuale così che va in giro per strada, però se si parla e uno dice come va con la tua ragazza, ah, molto bene, e tu dici col mio ragazzo va bene, mi sto dichiarando in qualche modo, perché viviamo già in una nazione in cui è molto più frequente avere persone che sono gay e che invece fingono di essere eterosessuali. Ecco, noi vorremmo che almeno quelli che hanno il coraggio, la forza, la coerenza di dire quello che sono, di poterlo fare. Quando c'è il problema, diciamo, che dai fastidio a qualcuno perché tu dici che sei omosessuale, no? Allora vuol dire che c'è un problema. Il problema non ci sarà più quando dire di essere omosessuale non costituirà nessun tipo di reazione da parte della serie. Sono omosessuale, bene, che libri leggi, che musica ti piace, ecco, quando avremo scavalcato questo va bene, ma in Italia ne abbiamo ancora bisogno di gay pride,
Perché? Perché l'Italia è l'unica nazione dell'Unione Europea che non ha uno straccio di legge che consente a due persone che si amano dello stesso sesso e che vivono insieme da 30 anni di poter essere riconosciute coppie dallo Stato italiano. Perché l'Italia è l'unica nazione in cui se tu discrimini qualcuno per l'orientamento sessuale e identità di genere non c'è nessuna punizione. Non c'è nessuna punizione. E finisco dicendo che è vero, non si deve avere solo l'atteggiamento punitivo nei confronti dell'omofobia, come per esempio prevedeva il disegno di legge della Concia, che era solo punitiva, ma per esempio nell'allargamento della legge Mancino c'è tutta una parte che dice che bisogna usare l'educazione per contrastare non solo l'omofobia di oggi, ma per evitare l'omofobia di domani. Quindi noi faremo di tutto nelle scuole, nei mass media, nei dibattiti, per educare la gente. Poi certo, se uno è proprio così, e anche se viene educato, mena, allora tesoro mio, te fai 2 mesi di carcere in più pure te. Ma, è stato detto abbondantemente, credo, aggiungo una cosa brevissima, che l'ho citato anche ieri, no? E lo ripeto perché lo ribadisco sempre, perché è una questione secondo me centrale, e parlo di transessualismo in questo caso, di transessualità, che quando si pensa alle persone transessuali, questo anche per rispondere alla questione posta dalla signora, e bisogna, dico io, fare sempre un'equazione, che è quella del libios trapiantato in Groenlandia o viceversa dell'eschimese trapiantato in Amazzonia. Per dire che cosa? Che noi persone transessuali o transgender non dimentichiamo di che viviamo in contesti ostili, cioè, quindi non stiamo ragionando di una persona qualsiasi, dire, che vuole fare un percorso e quindi non lo so, c'ha problemi. Noi quando usciamo la mattina da casa, per il viso che ci troviamo, per quello che siamo, vuol dire, la cosa più semplice è che la gente si gira e ti guarda. Poi c'è chi si fa la gomitatina, chi fa il famoso che mi ormai è quello che ci è entrato nel cervello, fino alle estreme conseguenze, che quelle sono delle aggressioni più o meno violente che portano alle estreme conseguenze. Teniamo presente questo, perché se no confondiamo le questioni, altrimenti si pensa che stiamo parlando di altro, noi stiamo parlando proprio della vita delle persone. A Bologna, nella sede del MIT, arrivano richieste, telefonate, di problemi ogni giorno da tutta Italia, che sottolineano, richiamano su questo tipo di questioni, violenze, famiglie che cacciano fuori le persone, i figli perché sono trans. Noi in accoglienza ne abbiamo 3 almeno, su tutte le altre che sono state cacciate dalle famiglie, licenziate dal lavoro, che non riescono a trovare lavoro. Cioè, noi parliamo di questo, non stiamo parlando che voglio andare sul corso, voglio andare a fare la spesa vestita come voglio io, no, stiamo parlando proprio della vita. Quindi è chiaro che bisognerebbe cambiare un sistema culturale, però è come dire, vederlo da questo punto di vista diventa qualcosa di impegnativo e di difficile.